L'aeroporto di Fano ha intrapreso da tempo un percorso di apertura alla città e condivisione di momenti di festa. Basti pensare alle Befane in aeroporto, che tengono ogni anno centinaia e centinaia di bambini col naso all'insù per vederle scendere dal cielo, o alle sfilate di moda del Barone Rosso ed anche i recenti raduni di Harley e auto per amanti dei motori. Ma i più piccoli, sempre che accompagnati dai loro genitori, sono sempre degli ospiti di onore negli hangar dell'aeroporto fanese in ogni giorno della settimana e continuano ad essere loro nei cuori sia dei piloti che dello staff, e quindi anche la beneficenza è a loro finalizzata, trova ampio spazio nelle attività della società che lo amministra. Domenica 29 ottobre, chi vuole regalarsi l'emozione di un sorvolo sulla città alla modica cifra minima di 40 euro lo potrà fare prenotandosi al numero 393 10 05 461. A beneficiarne saranno i bambini affetti dalle forme di autismo. È un aeroporto che deve diventare, una struttura per tutta la città, per tutti, anche per quelli che sono magari meno fortunati di noi, che diamo la possibilità di aiutare magari comprando delle attrezzature mediche o portandoli in volo. Questo qui è una bella iniziativa a cui la Fano Fortuna ha subito appoggiato, perché grazie a questa 27 Robotics diamo la possibilità di poter donare al reparto di neuropsichiatria dell'ospedale di Fano un macchinario che è fondamentale per i ragazzi che non sono meno fortunati, diciamo. E siamo in compagnia dei tre piloti che materialmente porteranno in volo i fortunati che si prenoteranno per questo volo, anche a un prezzo accessibilissimo, ma insomma non è stato casuale questo costo. No, assolutamente no, è come abbiamo già detto, è un prezzo simbolico, perché noi chiediamo un'offerta minima di 40 euro che ovviamente per la tipologia di aeroplani e macchine che andiamo a usare è un prezzo veramente irrisorio. Lo facciamo perché speriamo di avere un buon risultato, speriamo che ci siano tante persone che aderiranno a questa iniziativa, tante persone ovviamente, noi abbiamo limitato 27 perché per noi quel giorno è una maratona del volo, perché dobbiamo fare 27 voli, quindi cominceremo la mattina presto fino a sera. Il piacere di un'esperienza nuova, vedere la propria città anche per i fanesi dall'alto, che non è da tutti i giorni, con macchine veramente uniche che, come diciamo, mettiamo anche da noi stessi da parte nostra una somma, perché copriamo quello che l'aeroplano effettivamente poi andrebbe a costare. È un bel impegno, sì, sicuramente. Dovremo prestare molta attenzione, ma soprattutto speriamo di riuscire a far divertire tutti quanti e ad aiutare veramente chi ne ha bisogno.